vince l'aggresso. Figli della merda. Siamo qua in live tutti i giorni dalle 15 alle 20. Sì, cosa facciamo? Le maratone. Sono lontana. Dalle 15 alle 17 in live su Twitch per voi. Assolutamente sì, oggi ascoltiamo 17. È un ascolto un po' più... una relisten. Relisten, quindi sarà anche un video più lungo, ragazzi. Preparatevi un video lungo. Vediamo. Piuttosto guardatevelo durante mentre mangiate, sì. Così non vi cagate. Così vediamo se è invecchiato bene questo disco. Invecchiato, l'ho fatto l'anno scorso. Se è ancora attuale e se le nostre opinioni sono cambiate. Prima di vedere il disco volevo dirvi che... Felice regresso! Figli della me, finalmente successo! Finalmente Amazon si è accorta che anche noi siamo bravi. E quindi parte una nuova figata degli Arcade Boys. Sul canale ufficiale di Twitch di Amazon Music, a partire dal 13 settembre, ogni due martedì del mese, esatto, un grande contest musicale. Più che un contest, è proprio un quiz show a premi presentato da noi. Primo premio 500 euro in buoni Amazon. Stai scherzando, 500? Più un anno di Amazon Music gratis. Oh. Secondo premio 100 euro, più un anno di Amazon Music. Che comunque... 50 terzo... euro, 50 euro. Però che comunque 50 euro... Vabbè, ce n'è. Quindi sempre un anno di Amazon Music gratis in qualsiasi posizione. E ogni puntata ci saranno tre vincitori. Dalle 19 alle 20 in live su Amazon Music su Twitch. Gang! Allora, cominciamo con Broken Language che... grande citazione. Poteva... dei Trice, dici? No, dei cosi, dei... Attenzione, cazzo. Già subito così iniziamo. Sì, non me la ricordavo. Tu sappi che qua non si trappa. Ho calci nella faccia con Nike da 7 trappa. Al finto G-Scar dentro un M4. Questo rapper rappa poco ma fa spesso il quadro. Io dalla faccia pensavo che gli piacesse bene. Ghiaccio, la furia c'ha un piattata al guinzaglio come un Emilio. Ho fuso un caricatore nel piombo della mia pura. Prima o poi arrivo, il bomber e le shock. Questo flow ti affetta come culatello. Killa J, la furia bello. Per voi stronzi va l'alzante e tu rappello. Oh, merda, no. Noise Narco sulla chiusura. Sì, oh, molto gangsta rap, eh? Molto gangsta rap, ma senza gangsta, perché poi beh, in realtà oddio. Gli amici. Beh, oddio. Io. Sai che secondo me dicono sempre un cazzo. Secondo me sì, dicono delle cose a caso. Un cazzo. Non voglio neanche ritornare a fare la polemica, no? Delle manganellate, minchia manganellate. Il discorso qua era, capito? Rapina, estorsione, aggressione, spaccio. Che bamba buona, Montenegro col ghiaccio. Copio le finte gang. A me non mi rompe il cazzo nessuno. Copio le finte gang con gli sbirri, credo. No, però è strano che prima dici sta roba e poi dici, no, devono manganellare gli sbirri. Scoppiali tu le finte gang. Però chi se ne fotte. Ah, fai voi ragazzi, scusate. Pezzo, cioè, figo, il pezzo fa pigliare benissimo. Sì. Ma poi anche le citazioni. Ho notato. Vabbè, Vallanzasca un giorno porteremo qua Cischi perché l'ha conosciuto in carcere. È stato in carcere con lui. Si può dire sta cosa? Eh sì, l'ha detto lui in live okay. Da noi, lo bene, sto ricordando. Vallanzasca è stato in carcere con Cischi, ha fatto qualche anno con lui. Magari ci anche può anche raccontare qualcosa. E vedo un sacco di citazioni. Amanda Knox non possiamo invitarla perché ormai si è sposata in America. E soprattutto è prodotta dagli americani, come al solito. Strana la roba dei darei due colpi in testa alla tua tipa, questa è brutta. Beh, ma è tipo quando parla li sparerei con un fucile a pompa perché dice solo cazzate. Un po' come, no, quando parla Barlo. È un'allegoria, la colorita. Bello circo di ipocriti, palco da primo maggio. Bella, tanta una roba. Una finezza che raga. Ah, un'altra cosa fine, dalla faccia pensavo gli piacesse il cazzo a questo guappo. Sì. Penso a te. Anche dal timbro di voce, credo. Questa secondo me è la più bella del disco. Dici? Malandrino. Sembrava un film di Tarantino. Valor di cultura di giro. Da cadavra. Puttane e gente di strada. Attorno a me con... Questo è fatto di Montana. Ma quando ci passa davanti nasconde orologio e collana. Ma scusa. Il tornello anche uno in meno si stava bene, eh? No? Ma la chitarra qua? Ma sarebbe stata? Volevamo fare la roba antitra, ti ricordi? Ah. Io direi che possiamo anche skipparlo negli ultimi 20 minuti. Vorrei capire una roba. Sì. A livello di contenuti, sì. È rondo.
È Simba. No, è un vecchio rondo. Nel senso, è un rondo invecchiato che sta dicendo: io prima di te ero più bravo e facevo le cose davvero. Questo è, non è un rondo. Cioè, lui ti sta dicendo: ero qua prima della Lin, prima dei cazzo di bicchierini. Facevo le stesse cose. Facevo le stesse cose e sono neanche sopravvissuto esattamente come Kaiser Soze e come. Però i contenuti io vedo che sono identici. Identici a tutte queste. Questa nuova leva, ecco. La varia leva Seven Zoo piuttosto che Rozzano, piuttosto che. Loro hanno messo le mani avanti, mi hanno detto il disco che esce è un disco per far vedere che anche noi sappiamo fare quello che fate voi. Oppure dice un disco tutto così. Quello che ha detto loro è un disco che ha detto questo per far vedere noi che siamo bravi a fare anche quello che fate voi, non siamo dei vecchi di merda. Fondamentalmente era quello. So, credo che ci sia anche qualche intervista. Ok, ok. Per cui, se entriamo in quell'ottica, il disco è fatto bene. Cioè, io te lo dico già. Ma no, io mi ricordo aveva detto, stava un disco solo di droghe, puttane e spaccio, quindi... Sì, è puramente quello, divertimento, per loro si divertono così. Beh, per ingannare il sabato sera, vado in giro e rompo i finestrini delle macchine. Però si divertono a far musica, ma è il gangster, va bene. Ma mamma, meno male. A parte il ritornello, in realtà era molto figo il pezzo. Ma sì, ma perché loro c'hanno... Cioè, dai... Ha fatto qua tutta la vita. Adesso diciamoci, cioè, ci vogliamo raccontare cazzate, diciamo che non sono bravi. Se vogliamo raccontarci robe serie, sono forti. Poi ci può piacere o no un certo tipo di musica, un certo tipo di attitudine. Sì, ma a quanto pare neanche a Amy Schilla piace l'attitudine che sta utilizzando in questo disco. Perché se poi si lamenta di un determinato tipo di vita, quindi punto sarà un'opera di fantasia. È un'opera di fantasia che però deve scontrarsi con la realtà. Daniele, un po' meno, ho capito? Ti ho fatto arrabbiare oggi, ma non prendetela con loro. Non prendetela con loro. Fai come al solito, prendetela con me. No Insta, featuring in Lazza. Oh Insta. Lei prima mi presento e poi la bagno con Insta. Sì. Le metto le palle dentro e per colma su piattracolla sembrano. Dicevo io già. Ma prima impara a vestirli, Versace, Balmain e Gucci, ma... Lo dicevo io. Io non dovevo sentire la notizia di lui che vuole le manganellate. Sì. Perché poi, porca puttana merda, io però, non riesco più ad ascoltarlo come prima. Guarda, è la prima cosa che ho detto del disco. Non facciamo, non andiamo a riprendere quella roba. Ma cosa devi fare? Devi far finta che non è lui? È l'ultimo disco che ha fatto? Eh sì. Ma era il 2020, due anni fa. Cambiano le cose in due anni. Beh sì, hai ragione anche tu. Vogliamo raccontarcela così? Se no non la finiamo più, Daniele. Capiamola che ci vuole, no? Comunque è diventato filo sbirro. Comunque sta roba della tracolla da controllore. Il suo passato da tamarro è diventato filo sbirro. Come gli Scrugners. Ah, Lazza che fa ritornello si sente. Sì, peccato questa. Oh! Dentro una pisca, ringrazio padre che quel giorno hai dato una spinta. Tutta dentro a mamma che si è fatta mettere in tutte le volte che la calpesti. Tricone. C'è l'auto di Zanna, eh? L'ho dato sulla maschinina di un camion e li faccio fare 150 km in autostrada. Tranquillo, bro, cioè Miska ha chiamato già gli sbirri, vanno a farlo loro il lavoro. Ma basta! Vabbè, ma che cazzo vuoi? Miss Cenere. Vai. René Francis. È bella. Sì. René Francis, finalmente uno storytelling dove il padre non può rompere il cazzo. Andando avanti a parlare, volevo analizzare è bella la canzone. Ah, vuoi leggere... No, voglio semplicemente capire perché non mi piace alcune parti. Lazza mi piace un botto. E quella cosa lì che dici tu del giù, io lo trovo interessante perché... No, la linea vocale è bella. No, è bella la linea vocale, è bella come l'ha scritta e tutto, ma a me l'autotune su Lazza, lui lo usa troppo. Cioè, sì, è vero, anche io preferisco buono. Però, no, non quella che dice la sua voce che va giù non mi dispiace. È un suo modo. E infatti tanta roba che fa esce figa perché utilizza quel sistema lì. Possiamo farci una maglietta bottiglie e bocchini? Sì. Per come stanno andando le cose ci chiedono i danni. Ci chiedono, cazzo. Perché non ti piace sta canzone? Perché La produzione la produzione era Regulate di Warren G, mi ha ricordato, ecco cos'era. Io li sento molto meglio su questa roba qua, fatta da loro, le sento molto meglio sulla roba più classic. Cioè, ma è proprio una roba mia, non è che dici... Infatti quando è entrato Lazza con la sua roba è perfetta da sopra, perché? Perché è molto più attaccata a loro. Eppure Jake ha tirato giù della roba seria e anche Amis. Ripeto, è inutile che gli facci i bocchini, è forte Amis. Non gli puoi dire niente di... Puoi rompergli il cazzo perché magari dice minchiate su Twitter. Ma tu però... io non ho Twitter, grazie a Dio, però. Perché sennò c'è il doppio. Infatti c'è l'unica roba che dico. No, ma va bene. Non è Francis, che voi mi avete detto, la banda d'un cazzo, non era quello. Cos'era? Non è la banda della magnata. Non so di che cosa ci va, io. Secondo me è uno storytelling inventato, quindi posso godermelo senza le continue illazioni di Daniele.
No, secondo perché c'hai i suoni, c'hai i suoni quelli che piacciono. Sono venuto al mondo tra i pianti dell'Ade, cresciuto in mezzo ai vicoli inquieti lambrati. Tu bravi genitori, ero resettata, non tira la cocaina. Io ne ho poco più di 20, ma sto sopra questi. Donne e soldi, sai risporchi sotto. Emis, diamogli un premio. Diamogli un premio per miglior storytelling. Piacerebbe lui essere Valanzasca. Pac-Man. Bello. Cazzo. Ma secondo te, ma secondo te qui ha ragione Nico Pandetta quando dice che è un paese malato di mafia? Ma certo. E ma certo. Anche Amy Skill, Jake e tutti hanno tutta questa veramente idolatria verso il criminale. Ma certo, assolutamente. Però sì. Loro sono rapper che mi stanno raccontando. Decantano le gesta di un criminale. Sì, qua si parla addirittura. Cioè, oh, però non si arriva. Il cantautorato l'ha sempre fatto. La mafia, però, Aspetta, ma il cantautorato l'ha sempre fatto. Non sto dicendo che non si deve fare, va bene, lo faceva chiunque, no, va benissimo. Ma non si arriva comunque alla mafia. Se no, ci no, pensi bene, no, no, ma la è criminalità. Una microcriminalità. Sequestri. E parliamo degli anni 70. Parliamo anche di sequestri, I sequestri li fanno i mafiosi, non serve essere tutta la Sicilia, puoi fare la mafia anche in quattro stronzi. La mafia è un'associazione di delinquere. Che può essere uno stronzo che si rapisce un bambino, un coglione. Però, perdonami. Se sono già in tre, è un'associazione. Sì, non so come funzioni questa cosa in realtà. Un'associazione di stampo mafioso può essere anche un 4-5 stronzi. Diet Tsunami dicono: loro non sono ex criminali? No. Ma chi? No, tutti la fedina penale pulita, rapper, ragazzi, ma scherziamo. 883. Ma sto ritornale è una merda! Sì, è Max Pezzali male. Tre dell'entrata. Ho passato nome, fama e mestiere. Comandavo strade, pische e galere. Con la mia faccia dal forno palle. Meglio sì, Amis. Stavo per dirtelo io. Meglio Amis qua. Bellissimo il timbro, bellissimo l'entrata. Ma Amis ha proprio spaccato i culi. Ha vinto lo storytelling della vita. Ha vinto lo storytelling della vita. Ha perso il ritornello del secolo. Del secolo proprio. Facciamo finta che mamma mia. Ma volete fare i Max Pezzali male con l'autotune? Ma lo si sai può? Che sono proprio bravi. Mi piace molto come raccontano. Sì, sì. Ma perché è una roba che a loro li appassiona. Sono dei tamarri di merda. Li piace. Ma chi se ne fotte, cioè, sai cosa voglio rivedere? Sicuramente sono più bravi di me a raccontare. Ultimo. Te lo ricordi Ultimo? Solo andata, Milano-Palermo solo andata. Non Ultimo, la serie di merda. No, quello con Raul Bova. Andata, che sì. C'era lo sbirro con la maglietta di Iron Maiden. Ritornello che diverso il secondo, quello. Quindi? Se non è diverso ti bagno. Però quel ritornello con sotto il reggaeton, no però. Hanno sbagliato il ritornello in tutto. In tutto. Ma in tutto, a toppo, boom. Senti, facciamo il ritornello sbagliato in tutto. Prendi Max Pezzali male, autotune a palla e sotto reggaeton. Mannaggia al cazzo. Stavo leggendo, Scusa, Peppe Squad, la citazione sul fatto che al Turatella abbiano mangiato il cuore in carcere è fantastica. Tra l'altro gliel'ha mangiato Pasquale Barra, camorrista delle NCO. Esatto, per questo dicevo che secondo me a livello di scrittura c'è anche tanta roba che io non so perché non sono mai informato di queste cose, però sono affascinato. Sarà roba che il camorrista ti mangia il cuore all'altro è quasi degna del black metal, di quelli che si mangiano il cervello tra di loro, sì, no? Vero, di vero. Garg lì che ti ha piantato. Non è così scontato che ci sia un bel racconto del genere. Comunque tu mi stai facendo un disco per i ragazzini e gli stai parlando di cose serie. Perché se ci pensi è un disco che era stato fatto per i ragazzini e per gli sì. adulti che volevano sentirsi ancora sì, però loro almeno avevano dei miti concreti, no? Non dei ma miti sono malavitosi. Miti secondo te questi per loro per me, o secondo te sono soltanto affascinati da una storia italiana? Come io sono affascinato da una storia italiana. Sai cos'è? Tu puoi raccontare questa storia come Lucarelli a Blu Notte o puoi raccontarla nella parte romantica della criminalità. Questa è chiaramente la parte romantica e infiorettata del certo, mondo criminale. Certo, sicuramente. Ovvio, hai detto ho fatto del male, ho ammazzato le persone, però cosa ti viene? Qua io mi ricordo solo che sono un figo della Madonna, non mi ricordo che sono un assassino di merda che per i soldi ammazzava la gente. Beh, il fatto di chiuderla col cuore mangiato in terra. Scusa, nennomi leggenda, però. Il mio cuore l'hanno tolto dal petto del tuo arcella, ma mi hanno reso immortale, vedi? 40 coltellate mi hanno reso immortale perché è stato scritto sui giornali. Sì. Questo ha senso. Il mio cuore l'hanno tolto dal petto. Cioè, questo rendere immortale non vuol dire essere ricordato perché sei una leggenda, ma no, vuol dire che sei scritto, che c'hai una cazzo di pagina di cronaca. Sei reso immortale e poi col finale tragico. Però, allora, secondo me c'è comunque. C'è sicuramente l'apologia. Ma no, ma va bene. C'è l'apologia, se fosse questa sempre. Ma almeno tutta la vita mi stai raccontando una roba figa. Ecco, amore tossico. Eri fascino e paura, come le cose che non capisco. Pensato soltanto che io esisto.
La candela va a leva del ferro dall'inchiostro. La gravità strappa la pelle ma lascia tutti i miei tatuaggi sul posto. Freddo come un perignono, caldo come a Ferragosto. Me lo ricordo, ritornello bellissimo. Mio sangue, senti il cuore sotto. Insieme ci scopriamo soldi e successo. Tutti sudati a pecora sul corpo di te. Quando mi stringevi troppo forte tra le braccia e poi mi frugavi dentro nella pancia. E non sentivo più la faccia ed io sono sempre. Amore tossico, no? Che non sai mai se parla della cocaina, se parla della tipa ideale, eccetera, eccetera. Ma la canzone d'amore, anche se, dico sempre, quando la canzone d'amore serve per però portare un prodotto figo, fatto bene, e viene elaborata in un non so che di poetico, così sporco, ha già più senso, direi, no? Io ho un'apprensione, una simpatia particolare verso questo tipo di canzoni sporche. Mm-hmm. Beh, perché, amore tossico. Non perché amo l'immaginario, ma perché mi racconta una situazione che ho cercato sempre di tenere lontana da me, che mi fa conoscere una situazione durante mi fa conoscere una situazione attraverso una canzone, e quindi mi dà quella vibes di sporco, sì, che ecco, mi tiene lontano, certo, ma mi lascia quel sentore di malinconico. Sì, 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 no, ma comunque piace, no? Anche solo da spettatore vedere, no? Un gusto macabro per l'orrido, diciamo. Sì, ripeto, come hai detto tu, possiamo associarla alla cocaina, come possiamo associarla a una donna. A una reazione tossica, perché si chiama amore tossico, quindi in realtà ha tante analogie. A una donna, sì, sì, poi se ha una reazione tossica, ok. Però è proprio come viene trattato il tutto, con questa patina di sabbia sopra. Sì, 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 sì. Che... Poi c'era nel beat una cosa molto interessante e intelligente, il battito cardiaco. Uh-huh. Perché nella psicoacustica, se tu senti il rumore di un cuore che batte e senti che quel cuore aumenta, aumenta anche il tuo. Ah, ok. Perché vai in, no? E credo che in questo battito cardiaco ci sia stata una aritmia, quella data dalla speedball, però questa è una cosa mia. Beat di Fish molto interessante. 666, il diavolo, non c'è Fit Lanza qua. Gonfio questi rapper come il Botox, sono stato a petto come l'Eros, Se non fa scusate, se scappo tra un po' il volo parte a una data su Marte. Yeah. Noi come di compare mio, ma con alcol più cresci di padre mio. Prima parlano e poi muti, è la prassi, tieni qua la testa bassa. Quando pota, la fortuna non mi bacia però me lo su. Giro da solo al barrio. Bella sta canzone. 1-3, 1-2 per lo stato di polizia. E in giro tutti finti rich, finti ricchi. Fumano filtri, scopano film preferite. Brucia come il sale dentro le ferite. Io non sono un porto i bimbi all'asilo, ma i miei tirano ferri tipo calamite. Pezzo finora il più debole, mi sa. A me è piaciuto un botto. Sì? Prima parte di Ennis mi ha fatto impazzire. Cioè, davvero? Una cattiveria strafiga, un flow della Madonna. A me è così esagerato che risulta stucchevole. E invece a me è così esagerato che mica me la voglio pompare mentre vado in giro. Non la penso come testo giro, ma chi se ne fotte. Non la pensiamo mai insieme, quindi non la pensiamo mai come fada, raga. Hashtag non sono fada, raga. Oh, volevi leggere qualcosa? No, volevo dire che a me è piaciuto un botto. Dice. Perché ho utilizzato un tipo di flow che a me non dispiace e stacca tantissimo dalla solita trap che faceva prima. Qua è già quasi più drill. E quindi con quella roba un po' più hardcore io ci fotto. Quando è partito con Yahoo Yahoo come si faceva 6 anni fa? No, un intro, cioè, di merda, c'è tantissimo. No, però capisci, era già vecchia 2 anni fa sta roba. Quando l'ha fatta era già vecchia questo Yahoo Yahoo. Sai che non mi ricordo se c'era ancora chi lo faceva tipo Lazza. No. Però non me ne frega un cazzo, cioè non è quello, non è solo i versi che mi fanno una canzone, sono le strofe Young Signorino. Young Signorino non ci devo dire un cazzo. Boh, a me è piaciuto più il flow di Jake. Sì, perché Jake ha fatto la solita roba sua bella, sì, vecchia, però il testo di Jake figo. Poi mi sono tatuato 13-12, tanta roba. E però penso che Amis qua mi sia piaciuto molto di più. Parami con Salmo e Fibra, sai che non me la ricordo proprio. Fra appena uscito dal gap, dice stasera voglia di strafare, quindi ritornerò a casa strafato. Tavolo è pieno di Rick, tipo stregato. Però sai cosa? Adesso che ci sto pensando, io qualche anno fa non avrei apprezzato quel flow. Si vede che ho imparato ad ascoltare un determinato tipo di attitudine, mm-hmm, staccandola totalmente da quell'hip hop che piace a me. Ok, sì. Cioè, se la devo pensare che sia un'altra roba. Riesci a scindere. Sì,
ma perché è strano? Perché mentre l'ascoltavo dicevo, minchia, è bella. Poi sai cos'è? No. È che questo è un disco di punchline sulla malandrineria e la bamba. Esatto. Cioè, se entri in quell'ottica. Basta. Non è che poi non rompi il cazzo. La ricercatezza. Sì, sì, sì. Te l'ho detto anche prima. Eppure ce n'è di ricercatezza, perché ci sono delle rime che sono taglienti, sono belle. Sì, sì, sì. Tagliate anche. Tagliate. Andiamo avanti. Non sei credibile quando mi nasci, ti giuro da massa, si giura che io che mi ammazzo da ride. Non sono i falliti, bravi ragazzi con soldi pieni di nemici. Ho 100 motivi e sono tutti validi. Storto zitto. A te non piace lo sport, chi alza la guardia se c'è la finanza. Chi fai 100 metri va al doppio di Bolt. Levano quel pazzo che fra la sapente se chi ti sta lì. Nella testa c'è un thriller, chiamami il killer. Ti accapara la cerca, fatti i palli, sono iscritta giù. E non sono leggenda, questa brera meno scelta, così almeno ti palleggi culo. Hey. Tutta la casa dura. Perché oggi fanno i duri alle sfilate di mezzo Margiela. Tu i soci, eh. Fai la pazza a casa, cagale di Cancun. Questo dice ok, boomer. Gli rispondo ok, boom. Girate sopra una sacca. Bullo! Ma poi Fibra, Salmo, Jake... insieme con Amy Schiller, che ormai è il fratello occulto di Jake La Furia, Amy Schiller ormai. Sì, ma io credo che sia uno proprio quattro forti boomer, i quattro boomer del rap forti. Boomer. Dico boomer perché si è autodefinito così anche Jake. Non, io la parola boomer è una roba che odio, perché sembra che identifichi un determinato tipo, no, di... Ma poi tra chi la usa è proprio sfigato. Cioè anche se... È divertente quando mi dice Cristina Scabbia ci scrive sono una boomer, non so usare, e lì fa ridere. Sì. Ma la parola boomer in sé, quando poi devi riferirti anche a persone come loro, che in realtà un vissuto ce l'hanno e intanto, non sono boomer. Intanto arriva, c'è la mia età, poi vediamo. Fai le cose che faccio io, poi vediamo. Lontano da me. No, volevo sapere, no, dicevo il ritornello invece, che io ho trovato stortissimo. Ho trovato, ma cazzo di mosca. Ho trovato stortissimo a livello di suono, non di beat, ma di melodia. Eppure Fibra non risultava male sopra. No, perché lui l'ha reppata come al solito. E quindi su un beat stortissimo. Sta benissimo. Stava bene, no, scherzo. È riuscito a repparci sopra. Sarebbe stato. Però in realtà era proprio così. Cioè, comunque è il suo modo, c'è proprio lui che è così. Forse ha fatto il ritornello e poi gli hanno fatto il beat addosso. No, in realtà è stato uno dei pochi ritornelli fighi che mi ricordo. Cioè, bello. Sì. Poi mi piace un sacco la ripetizione della parola, io la amo. Soprattutto se sta in un contesto fatto bene e soprattutto se sta bene col beat. Figo. Lontano da me. Giochiamo col fuoco proprio perché ci aspettiamo che bruci. Siamo tagli sul... mi ricordo, era quella melodia. Tutta sta gente parla, non voglio averti vicino perché l'inferno scenderà in una sera a casa. Vedermi le ferite di una febbre in testa. Puliamo i peccati piangendo sulla Bibbia aperta. Puliamo, non pulliamo. bella, me la ricordo. Lontano da me. Facciamo un'altra scenata finché mi arrivano gli sbirri a casa. Dici che farò la fine con la peggianti blu. Una donna e tu fratello. Fa una ricerca dei flow, lui che è credo forte. Vocabolario di Jake è più vasto dell'italiano stesso. Vocabolario di Jake, questo pezzo è molto bello. Per essere un rapper di strada ha un vocabolario molto esteso, sia Jake che Gue. E anche Amis in realtà. Sto riscoprendo delle cose che con la cassa di merda dove eravamo non l'avevo sentita. Sì. E ho delle vibes differenti da quando l'avevo sentito la prima volta e non vedevo l'ora di fare questo recupero di disco. Parliamo di monotematicismo del disco? Ok, è un disco che mi avevi avvisato che era così. Era così, hai fatto delle canzoni d'amore. Belle, perché comunque c'è una dialettica dietro e una cosa. L'amore preso in quella situazione, vivere l'amore vissuto da quelle persone, sì, con quella mentalità, ha un senso. Ha un senso. Io sono sempre contro le canzoni d'amore quando sono plastica finta da Sanremo. Sì, assolutamente. Non quando mi dà una sfumatura che non conosco. Bravo. E che posso apprezzare. Bravo. Mi piace molto, è una cosa che non ho notato forse soltanto adesso, nonostante forse l'avessi assimilata, ma non ci ho mai fatto caso, la capacità di trovare le metriche di Amis. Posso pensare, allora a me il timbre di Amis non è uno dei timbri che mi piace. Soprattutto con l'autotune. Diventa troppo... Sì, no, ma proprio a parte proprio tutto... Tritulo. Proprio perché preferisco la voce più scura di Jake, no? No, ma semplicemente Amis senza l'autotune. La ricercatezza dei flow è fortissimo. Cioè, prima ha fatto due o tre trick, wow, porca puttana. Tanti flow che magari... Imparassero i ragazzini di adesso a gente come lui. Sì, che poi magari non ti piacciono tutti quei flow, perché poi sono tanti stili diversi. Però intanto lui dice che li domina, hai capito? Sì, li domina. Maleducato, con... Massimo pericolo, io mi ricordo che ha fatto uno strofone qua.
allora dopo, perdonami. Adesso c'è Maleducato. Sì. Dopo però c'è Massimo Pericolo, io mi ricordo che ha fatto uno strofone figo. Sarà smargiassona Maleducato. Maleduca, speriamo. Ah. Adesso proprio piace però. Anch'io. Questo sbirro è paese piccolo, sono 10 anni che vengo fermato dallo stesso sbirro. Potrebbe chiudermi, parti fai bravo, se non finisci bucato. Mamma mia ragazzi. Maleducato, maleducato. Questa drillona pesante che a me mi fa venire mal di capo. Faccio i soldi col rap, ho col passamontà. Li spendo tutti di botto, o li metto alle cicche, ti distruggo le casse, lo studio è fuori dal cazzo fra prima di subito. Bella la chiusura, ma il beat era veramente una cosa che ti faceva prendere in acido tutto. Stavo per dire che il beat era una bomba. Ma questa ragazza sembra Silvio, guarda. Stavo per dire che il beat era una bomba, ma non mi è piaciuto Jake sul beat. Io ho detto il contrario. Non mi è piaciuto proprio Jake su questo beat. Ma questo beat ti porta a fare il flow da cazzo di robottino così. Pure Amy è stato bravissimo a farlo. Cazzo di robottino. No, a me questi beat qua non piacciono. Perché mi sono troppo claustrofobici per me, capito? Secondo me invece Emis su sta roba è suo pane. Perché ripeto, quella cosa del flow e anche col timbro sì, che è molto più alto e non basso come i bassi. Lui riesce a fare quel tipo karate chop, no? Esatto. Che su queste cose spezzate va bene, molto, molto drill trap, trapposa. Esatto, e infatti Jake, però faccio quel timbro un po' più scuro magari su sta roba. Tra l'altro lui Jake lo vedo bene sulla classica, è inutile che ci racconti. No, ma anche su roba più moderna, ma non questa. Trap God praticamente. Dope Mind, io ti... chiedo di informarti su chi è Trap God, ok? Non ti dico altro, informati. L'ultima volta, Fiduli Massimo. Oh, vai libero. Che sono proprio curioso di riascoltare. Ah, sì, è vero, bella. Fratello, abbiamo fatto più male che bene. Abbiamo fatto i soldi sopra queste strade, ci reggimi intero. Io facevo il piede locale, mandavo il pubblico in tilt. Tu sopra le tangenziali facevi buchi nei tiri. Oddio, la ritornello merda. No, forse uno dei... Dai, la porta, bello. Collane, tuoi polsi catene. Lasciandoti a un altro anno solo sul palco. Meglio mangiare sto cibo marcio che sputare dove mangio. Anche dentro perché non paga un altro. Se c'è Dio perché tua madre è il cancro. Non basta l'amore a cambiare vita. Ma ricordavo più forte quella di più pericolo. Sì, è un... una retorica incredibile. Lì. Roba. No, va bene, per carità, sì, la madre col cancro. Ma me la ricordavo più forte, sai perché? Non lo so. Perché il pezzo prima era bello. Quella di Jake e Coso. È bellissimo. Senti una roba, una critica, ma una domanda anche, che la voglio fare a te. Jake La Furia e Emis hanno scritto la stessa roba. Hanno scritto praticamente una lettera a un loro ipotetico fratello in carcere. Che non vuol dire che siano loro per te, ma la canzone è una canzone epistolare, lettere al carcere del bro. Ok, quindi può essere uno storytelling breve. Quindi può essere anche non vero, ma è molto bella, molto, anche qua, molto bucolico. Massimo Pericolo, non poteva farlo anche lui, che secondo me gli veniva meglio lo storytelling, visto che con Totoro ci ha fatto venire il cazzo duro mentre piangevamo, e qui ha buttato lì, non lo so, un po' deluso. È bella la famiglia, è bella la canzone in generale, ma questo, boh. E la domanda era? La domanda mi sono risposto da solo. Ok. Scusami. La mia prigione. No, la domanda era, per una canzone così, va bene che inventare lo storytelling o devi per forza fare le pulci? Chi è questo tuo amico dentro? Stai facendo finta che ci sta. È comunque una canzone epistolare, è una canzone a forma di lettera, va bene, anche se è inventata. Se lo chiedi a me, io non me ne frega mai un cazzo se darò o no. La risposta li fa da tutte, no, vabbè, se suona bene un pezzo. Ma infatti è quello che sto dicendo. Non era una critica. Cioè, era partita come critica, poi è diventata domanda e poi mi sono auto risposto, visto che non te ne fregava un cazzo, perdonami. Mi sono accorto mentre te lo dicevo che non te ne fregava un cazzo e mi sono risposto da solo. La mia prigione. No, ma scusami Romeo, Massimo parla di se stesso che era in carcere, non di un amico. No, ma infatti anch'io questa cosa ho pensato, cioè lui è l'unico che poteva dire della sua, cioè loro due hanno dovuto scrivere, certo, e lui era l'unico che poteva raccontare una sua esperienza o magari, quindi questa roba di non aver scritto a un amico non è che mi disturbasse. Ok, no, ma infatti era quella la riflessione. Bella. No, no.
cantata. Bella anche la linea melodica, non male. Bella, non male. Il grande punto di domanda che mi lascio sempre a Mischilla è: come cazzo fai a essere bravo a cantare ma a sbagliare tutti i ritornelli? Perché le linee melodiche dei ritornelli fanno cagare. No, perché lui gli piace quella linea melodica brutta. Ah, nel ritornello, dicevo. Sì. Lui il ritornello fa così, così si capisce che è il ritornello. Però cazzo è più bravo a fare la melodica da tutte le altre parti. Farsi in quattro per gli amici per poi essere traditi. No, mi stava quella vita, dai, mi dai. Ha citato anche il buon Inoki, signori. Sai che c'è? È che a me il timbro stridulo non piace. Però melodicamente lui riesce a gestire questo stridulo per farti stridulo. Capire che è leggermente un po' più alto del timbro che piace a me, che sono più scuri. No, diventa, mi ricorda un po' quelle Mischilla da teenager che si ascoltavano Parole di ghiaccio, no? Brutto, brutto, brutto. Ma quello non piaceva neanche a lui. Lui stesso ha detto che ci piacevano i soldi. Che non era una bacchetta, addirittura si vergogna quando mettono le sue canzoni quando è in giro. Io lo capisco, farei tutto per 20 euro, ce lo metterei in culo a... Sì, mi fai capire questa canzone cantata di Mischilla, quanto ti è piaciuta? A me piace la linea melodica, mi piace un sacco. E poi comunque credo che sia una roba sua, no? Una sua catarsi e un suo raccontarsi. E non posso neanche dire mi piace o non mi piace. Non è rap, quindi non me ne frega un cazzo. Se non matcha con me, con le mie... con delle mie feels, sì. non empatizzo così tanto, comprendo, ma non è una roba che... Wow, capito? Wow, allora... Ah, Simo diceva che... Quindi l'angelo a blu lì, il cigno nero, no? Ma quando lo dicevo io mi dicevano che non capivo un cazzo di musica. Mercurio, cos'è Mercurio? Mercurio? È un pianeta, il sistema solare, è un pianeta. Toro Loco, sarà il disco suo, no? Mercurio. Doveva fare l'esoterico. Credo che il ragazzo cigno nero sia dentro Mercurio. Mercurio Cromito Loco. Ma vaffanculo, Samuele. Voglio sentire Toro Loco di Piero Pelù, per favore. Ehi. Ehi, rock and roll! Guarda che è entrata. Ehi. Si sa toccare il naso con la lingua, mi sembra una bimba, ma pensieri sporchi. Forse vuole glielo spinga, lo faccio. Ma perché non era così bella la prima volta che l'ho sentita? Vuoi che vada a fondo tipo della la voce roca, la pelle che diventa pelle d'oca, quel culo che si muove come una droga. Buttata lì, Jake. Vabbè, è una hit. È una hit, eh? Infatti guarda, non vedo l'ora che fanno un tour di 17. Vabbè, è una roba per te. Quello che non hai capito è che... No, ma avevi detto che era un pezzo da Malandrini. Questo è un pezzo del sul piccione, perdonami. Ma un pezzo sul piccione è anche buttato un po' così. Ma è divertentissimo. Senti che roba. Li fa meglio quei pezzi sul piccione. Vabbè, allora se... E allora sono più bravi i Wu-Tang Clan di tutti i rapper italiani, no. Che cazzo vuol dire? No, quello mai. Amici miei. Amici miei, no, gli amici miei con l'Azza. Io non ne sono amico. Non sono gli amici tuoi. Questa me la ricordo. Faccia white, come in una piva alla casa tipo Amazon Prime. Ringraziamo l'azienda. Sì. Per qualsiasi questione, gli amici miei, dicono a disposizione. Ah, bella la poesia. Bello portare la Young. La Young, dici? Non sono chi la legge, tu non le sai. Ma non la tirano se non è top, non la ficcano se non è nostra. Mi fottiamo un rosa russo, ma le mie pace. Poche parole, faccio la racchetta nel cervello. E poi fanno andare le mani di nuovo. Chiama e ti portano la roba a casa come gli indiani di Clova. E tu non vai là, cerchi da venti sopra una carriera. Con tatuaggi di mani in preghiera, come fosse sudante. Cioè tu, a te ti cadono le palle solo dalla cosa di... solo quando ha detto dei coltelli. No, cioè, te l'ho detto anche prima, lui. All'inizio di Mischilla. A me quando mi viene vanno col coltello allo stadio, devi andartene a fanculo. Anche se ti chiami Jake la Furia. Quell'altro che mi viene a fare siamo una cosca, cosa nostra, sta un po' mafioso. E poi manganellate le baby gang. No, mi sta così. Lazza non ha detto sì. No, Lazza e Mischilla. Ha detto siamo una cosca mafiosa? C'è anche scritto, guarda qua. A disposizione, che è un termine da 'ndrangheta da Rione.
Più che una gang è una cosca tipo Cosa Nostra. Non accetto no come risposta, ti lascio i proiettili. Quell'altro con i coltelli fuori dallo stadio. Porca puttana, questa canzone. Ma anche me ne fregava cazzo. Però posso dire che mi ha fatto schifo? Lo dico. No, scusa, anche musicalmente l'ho trovata molto pesante. Medaglia. Bravo, andiamo avanti. Volevo fare l'astronauta, aprire la camicia di rasa e guidare il Taita. Ancora oggi il sapere la mia pistola è stata lunga e dura come il cammino verso Santiago. E oggi gli amici in madre, ma questa vita loca mi fa venire i brividi e la pelle d'oca. La faccia è l'unica cosa di me che canta. Pensavo in grande da quella stanza e puntavo alle stelle come la NASA. Ma senza i radar, senza nemmeno un piano B. Se non succede riprove sogniamo. Bella, la vita è un viaggio che è nato sopra un'astronave. Si gode il paesaggio e mi sta aiuta a sentirmi vivo come la coca. Hai dei problemi, Michela, mi spiace. Ci prendiamo un minuto per parlare? Vuoi? Sì. Vuoi dire qualcosa? No. Perché allora perché mi dici bello? Pezzo è bello, purtroppo sono usciti dei concetti che mi hanno fatto schifo. Te no? Credo che, sai, ripeto, come ti ho detto prima, se non toccano, se non è una roba che vivo anche io, non mi tocca. Per me è una sorta di catarsi di chi scrive e di chi vuole scrivere quello. Poi, se mi dici lo sto scrivendo perché i ragazzini vogliono sentirsi questo, ti posso dire bella per chi si ascolta sta merda. Se li hai scritti perché volevi scriverli, hai voglia di scrivere questa roba perché vuoi raccontare di te stesso, a me piace. Cioè, a me non mi interessa, io non sono un censore, non sono uno che giudica la tua vita. Ti vuoi pippare, pippa. Pensi di stare meglio con la cocaina? Bella così, io non ho mai fatto questo nella vita, io sono sempre andato contro e sono sempre stato bene anche senza la cocaina. Mm-hmm. Però non sono quello che dice a una persona no, tu non devi pippare, soprattutto una persona che è adulta. Ma cioè no, se vedo un sedicenne che dice sto bene pippando, ti tiro uno schiaffo anche. Ma se vedo un adulto che ha una sua carriera, che ha una vita, che si è creato una vita dal nulla, perché devo dirgli mi fai schifo? No, beh, più che altro questa canzone è molto bella, Ritornare di Jake. Tutto è bellissimo. Totale, ma tutta la canzone è figo. Vabbè, qua sentivi vivo come la coca, gli ho fatto la battuta, hai dei problemi, ma sono cazzi tuoi. No, più che altro era il discorso di prima, quello dei coltelli, della macchina. Sì, ma la canzone di prima la possiamo togliere totalmente. Però, merda, cazzo, fa parte del disco. Mi arriva dopo Toro Loco. Se mi esce questa roba che è figo, comunque, minchia, ho comunque rispetto per chi va col coltello allo stadio. Sì, no, ma questa è la roba che dà fastidio anche a me, ma tu pensi che sia lui il problema della nuova generazione? No, però sai, se lui anche che ti racconta una roba e non ha neanche un pubblico di bambini. Cioè, no, però se anche tu che sei grande non prendi posizione e mi dici che comunque anche tu che sei grande avevi già questa roba qua, e poi non mi stupisco che i ragazzini fanno peggio. E poi tu devi stare zitto, però non devi rompere i coglioni. Ma io l'incipit, grande incipit di questa reaction è: tu nel disco hai detto delle cose e poi ieri hai chiesto alla polizia di manganellare dei ragazzini. Tu nel disco hai detto che i tuoi amici vanno in giro allo stadio col coltello. Nel disco, che possiamo prendere anche come se fosse un film, però è un film apologico. E poi nella vita reale tu scrivi su Twitter che devono manganellare dei ragazzini perché ti hanno infastidito. Stessi ragazzini che cacciano i tuoi concerti perché non vuoi vedere i ragazzini ai tuoi concerti. Quando poi però fai un disco come Mercurio. Poi se mi stai raccontando che ci sono gente che va allo stadio con coltelli, io ti dico sì, è vero. Ok, sì. È pieno di merda, c'è anche il clan Spada che va allo stadio, quindi c'è. Esistono anche Salvini e Gali che vanno allo stadio in tribuna assieme. Quella è la merda, raga, meglio i coltelli. Il seme del male, andiamo avanti. Le mani coprono la bocca. Tutti eravamo dei ratti nei vicoli ed è una questione di mentalità. Noi pesiamo più grande padre para per le figlie e ingoiano il seme del male. Prendendo il cazzo in bocca si rovina. Ah. I te sono il seme del male. Ho una parola e due palle. E mi vesto bene e mi comporto male. Anche se mi leccano il culo non sono gradito. Il testo è un seme del male. Un brutto segno, nato incubato un mese in ospedale. E oggi non prendo né carte né assegno. Voglio biglietti viola da contare. Mio frano Ufa no. Tuo figlio mollato alla bamba però resta india. Sacca locale quando parte l'inno. E s'allarma senza te la puzza di... Tu non mi devi far ricordare del tweet, perché se mi fai ricordare del tweet poi io entro nella roba che e ogni volta che mi nomina gli sbirri io gli devo andare contro. Che tweet? Per cosa UFO? Ha twittato sugli UFO, no, Mischilla? Ha twittato sulle manganellate, quando c'è la puzza di sbirro sì, perché, si allarma. Perché sa che tu li aizzi. Lui li chiama. Gli sbirri, via che Mischilla li ha aizzati. Li ha chiamati Mischilla. Mischilla e Fedez che chiamano gli sbirri con sotto auto blu a palla.
andate a picchiarli, sti baby gang. Però il pezzo è figo, cioè mi piace molto anche la cosa credono nel signore però gli UFO no. Questa è figa, questa è una delle grandi grandi problemi. Sì, mocca, se ma la stiamo sogni. Faccio al posto della gemma. Saturno contro. Saturno, fai la chiappa. Esci dalla mia testa. Fai la chiappa sogni al posto della gemma, l'UFO qua. Grazie. L'ufetto con dentro di mischilla col manganello. Deve essere una cosa tutta. E mischilla ha superato la fada nella gerarchia di amico delle guardie? Credo mamma di sì. Mia. Gli strati esistono dalla vita e hanno sempre avuto quella mentalità sbagliatissima. Ma vedere dei ragazzi in gruppo con il coltello è molto. No, ma anche vedere andare allo stadio col coltello. Non posso accoltellarti, cioè, è proprio perché l'arma. Perché tifi un'altra squadra. Porca puttana, io capisco, tra coltello sei di un'altra gang. Ma perché tifi un'altra squadra, no, eh? Proprio... Ha più senso tra gang. No, ma proprio dici? L'idea dell'arma, portare fuori l'arma. Io, cioè, tu stai andando in un posto affollato con gente dove c'è un di tutto. Non è che stai andando a rompere il cazzo. Ma poi parti già che vuoi accoltellare qualcuno se vai allo stadio col coltello. Cowboy, sì, con te. Si prepara il progetto che non me lo tatuerò mai. Sì, sì. No, ma no. Glielo però mettiamo. Puoi appenderla. Scusa, puoi appenderlo in studio, magari. Sì, qualcuno se lo fa, sicuro. E mi schilla dentro l'UFO, dentro la chiappa sogni col manganello. Sì. Tu preparalo, lo pubblichiamo su Instagram. Cowboy. Per sti soldi bruciavo i filtri per fare i flash. Quanti sono morti cercando di fare cante sopra queste strade. Le ho amate anche se mi hanno fatto male. Bella, come fatta, un cane. Faccio musica. Forse fa le variazioni. Tornerò sulla stella da cui sono venuto a fare il nemico dei buoni brolet. Avrei denti mangiata, non me l'hai data mai. Tanto col cavallo, basta a cavallo, cowboy. Scavalca la stazione. Tedo, so che stai guardando. Muoviti. Muoviti. Abbiamo bisogno. Basta. Hai rotto il cazzo. Hai rotto il cazzo. Muoviti. Te lo dico da amico. So che non sei tu. Sappiamo che non sei tu. Però sei tu a rompere il cazzo. Però muoviti. Dai. Vengo da dove sei, tradisci, sei fottuto. Ti tolgono in testa la pelle. Sognavo il giro del mondo. Wow. Sì, sì. A scuola ci andavo poco. Sapevo già ragionare. Gli altri mi davano dire tu no. Mi stavo chiedendo davvero cosa fosse rimasto di noi. Peccato solo il ritornello. Ah, però fatto bene. Bello, 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 bello. Più bello del disco? Sì, cazzo. No, guarda che c'è Toro Loco. No, scherzi. Allora, più pezzo, più conscious, più bello del disco, va bene? Ok. Che non è anche tanto conscious, però. Però, insomma, sta City è invecchiata la pelle, è una roba di quelle da tatuaggio. Sì, sui palazzi si vedono le crepe, alla City è invecchiata la bellissima, pelle. Bellissima, cioè, immagine. Un'immagine stupenda, bravo, sì. Bravo. Quasi bravo, come bravo. Il cartone animato di Celentano. Bella immagine. Quello che non ho, che è l'ultimo pezzo. Era bello questo, vero? Sì. O era la merda no, finale che chiudeva no, tutto? No, c'è ancora quello che non ho. Sì, sì, dico. 17. Vai. Come sopra, per stare in alto, ho messo tutti sotto. Ma qua sto sentendo. Forse ho avuto tanto, ma ne voglio ancora. Lo stay last. Il sole splende sui palazzi a schiera, peschiera. Sogno proletario, una casa di vanta. La merda nel peso della sostanza. Gira il frullatore, ti fregna tutta la stanza. Impara la violenza e non dirigendo un'orchestra di mica. Non pesi più, ma è solo il tempo che li consuma. Noi siamo. Bello il tornello. Tanto, ma ne voglio ancora. Devo capire se mi piace. È solo il timbro, la merda. Sì, no, esatto. Adesso un letto a due piazze e mezzo, ma torno male lo stesso. Volevo essere bravo, subire me stesso. Voglio essere il migliore. Ma bravo, ma che cazzo bella! Bella! Sono contento che ti piaccia così tanto, Daniele. Potete subarvi così li passa. Cazzo, che bella! Cazzo! Essere un uomo migliore di questo. Neanche un milione sul conto mi alleggerisce il pranzo. Se nasci con un buco in pancia e vuoi essere onnipotente come un dio, per poi scoprire che anche Dio è niente di fronte a un non credente. Ho una collana. Voglio ancora di più, non sono mai contento. È Anarchy in the UK, no? Non so quello che voglio, non voglio quello che ho. Secondo me invece non è. Non sono sazio. Come dice. Come dice. È la stessa cosa. Dai. Ripetimela. Non so quello che voglio, non voglio quello che ho. Quindi è questo bisogno di qualcosa, questo vuoto dentro che non sai come riempire. Aspetta, nonostante... io devo leggere una cosa di intesto perché forse non ho compreso bene una cosa. Aspetta. Mm. E dice: non voglio la fama, e quindi pensi che sia. La fama io... ce l'ha già. Non voglio la ricchezza, punto. Voglio quello che non ho. Cioè, allora non è che non voglio quello che ho. Cioè, non voglio quello che ho già ho. Cioè, io quello che ho quello lo voglio. Che ho lo voglio. Ma mi manca altro. Però mi manca altro. Quindi l'eterna insicurezza, l'eterna. Esatto. Il buco in pancia, la fame, continua ad aver quel fame. Quel problema che riempi con la cocaina, diciamo. Beh, non è sbagliato quello che stai dicendo di cocaina, in realtà. Però... Perché in realtà chi è insicuro e chi ha delle mancanze poi cerca di riempirle con qualsiasi altra cosa. Esatto, può essere collezionare Barbie e può essere drogarsi. Insoddisfazione
Secondo me non è insoddisfazione, secondo me è fame. Quello ma no, che... neanche, è essere talmente abituato a dover cercare raggiungere qualcosa di meglio che ormai ce l'hai come modus e quindi ce l'hai. Questo è un errore, è diventata una patologia. È un errore che abbiamo noi crescendo, secondo me. Sì, perché è una patologia, non accontentarsi di quello che si ha. Ma... E io, anche io, queste carenze molte volte. Sì, no, ma noi il discorso è che noi non c'è un cazzo della faccia. Noi... Ma no, proprio quello era il meno, lo sai come la penso, poi soprattutto quello, potersi stare dietro le quinte, raga, io starei tutto il tempo dietro le quinte. Esplindi ernia, ma non è che esplindi ernia, questi sono concetti vecchi come il mondo, trattati da filosofi dalla notte dei tempi, ragazzi. È semplicemente le domande esistenziali dell'uomo mosca di merda sono sempre quelle. Ogni tanto c'è qualche rapper che le tira fuori, grazie a Dio. Grazie a Dio, perché basta. Più roba del genere, più roba del genere, meno roba da cazzo cazzo di prima, che non mi ricordo la canzone del titolo. Troloco. Fate i bravi, Wagyu, fate i bravi, ci sentiamo a breve. Ma ci mancano due minuti, vogliamo dire chiudere l'ultima roba del disco? Sì. Oh, la prima volta che l'ho sentito non l'ho sentito bene. Uno, okay, non avevamo le casse. Due erano e due era una situazione del cazzo, stressati e tutto il resto. Ci eravamo ripromessi di ascoltarla dopo. I ragazzi in chat, nella sessione commenti, mi avevate rotto talmente tanto il cazzo che non avevo voglia nemmeno più di parlare con voi. Non so se voi ricordate, sì, che cazzo di sezione commenti, la gente non capisce una minchia. Detto questo, ho detto adesso il momento è un attimo più tranquillo, possiamo metterci un po' più con la testa, e sono stato contento di averlo ascoltato. Certo, molte robe confermo quello che dicevo, i ritornelli non mi piacciono. I ritornelli brutti, qualche concetto fa veramente pena, ma proprio a livello umano mi hanno fatto veramente schifo e pena. Però sono qualche, capito? Non è qualche tutto il concetto. A livello musicale è invecchiato bene questo disco? Secondo me sì. La gente qua mi diceva, minchia, meno male che l'hai riascoltato, manco me lo ricordavo più. Perché forse in quel momento non c'era bisogno di questo. Ragazzi, sono passati comunque due anni di merda. In questi due anni non c'è stata un'uscita interessante che sia qualcosa di interessante c'è stata, ma forse neanche nel mainstream. Forse erano più roba per ascoltatori del settore. E infatti Eduberto, sto parlando di ascoltatori del settore, Mace non se l'ascolta il mainstream. Vai proprio tranquillo. Chi si ascolta Rondo è difficile che si ascolta Mace. Esatto. Con tutto l'amore che ho per Rondo. Però, no, però va di moda, diciamo, okay, così, diciamo moda così, no? Modo, sì, adesso sì, ti ascolti Rove, Rondo e Carnazza. Mace è una cosa particolare, Skinny è una cosa per chi gli piace, certo, proprio il rap, quelli pop. Anzi, io neanche li metterei di fianco Skinny e Mace, perché no, Skinny per è dire... già in quella selezione di gente forte, cioè grossa. Però sto dicendo, Mace, Skinny e Cazzi e Carnazza te li ascolti se sei un appassionato della musica. Rondo, Rove, li ascolti perché vanno in moda e tu devi seguire la moda. Se andava di moda Madonna, ti ascoltavi Madonna, certo, te ne frega un cazzo della musica. No, esatto. Ti devi sempre essere insicuro e quindi far parte di un gruppo di minchia. Guarda, fosse uscito adesso, per rispondere in chat, secondo me non avrebbe lo stesso. Allora lì era il momento giusto per uscire, perché Jake e Dennis lì stavano in una fase, secondo me, di ricostruzione di un progetto. Due anni dopo farlo uscire adesso sarebbe stato troppo tardi per loro, nel senso che magari la generazione già si era dimenticata di quello che c'è, perché raga è cambiata la generazione, eh? Adesso a parte noi che già conosciamo il disco, è cambiata. All'interno del disco c'è un singolo che rimarrà nella storia, che è L'ultima volta, non invecchierà mai. Di Mace o di Jake? Perché io non mi ricordo già più niente. Sostanzialmente che problemi mentali che ho. E mi sa fatto uscire Keta Music 3 quando? Ma l'abbiamo fatto? Keta Music 3 sì. No, abbiamo fatto terza stagione. Ma sì che l'abbiamo fatto. Ma abbiamo fatto la reaction, ragazzi. L'anno scorso Keta Music 3, lo avete fatto? Cioè... L'ha fatto solo Barlo. Solo Barlo l'ho fatto? Nel periodo in cui eri in ospedale l'ho fatto. Ah sì? Cazzo, ci tocca rifarlo allora. Ma magari ci ritorni in ospedale. Oh, allora venerdì prossimo che Keta Music. L'abbiamo fatta separata, raga. Allora non mi ricordo niente. Lo rifacciamolo. Ciao, anche seguito... perché noi avremo anche una cola adesso, dove ci mettiamo in muto e sentiamo quello che dicono quelli là. Porco cazzo.